tutti conosciamo il divario socio-economico tra Nord e Sud Italia. Una distanza che a 150 anni dall'unificazione del paese non accenna a ridursi. C'è tuttavia un'altra distanza che sta aumentando. È il divario tra pianura e montagna. Le condizioni climatiche avverse, il minor spazio a disposizione per abitante, l'asprezza del territorio, pendenze superiori ai 30 gradi che rendono alti i costi per le infrastrutture e la manutenzione. Tutto questo rende i territori montani meno accessibili, con una progressiva perdita di popolazione, di crescita e di sviluppo economico. Un solo dato per spiegare il fenomeno. Negli ultimi 60 anni la popolazione italiana è cresciuta di 12 milioni. In montagna è diminuita di 900.000. E meno abitanti, meno peso politico. Un destino che sembra segnato. Le scelte compiute da Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta ci dicono qualcos'altro. Qui, mentre diminuiva ovunque, non solo la popolazione è cresciuta, ma è cresciuto anche lo sviluppo. I motivi? Infrastrutture adeguate, servizi pubblici essenziali accessibili, alta qualità della vita. La montagna è parte di noi. Ripensare la montagna in termini moderni, come luogo creativo che produce insieme cultura e reddito, è quello che dobbiamo fare. La montagna non è un destino, è una scelta.